Ciao a tutti amici fotografi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Walter Quiet e oggi voglio spiegarvi un paio di metodi per riuscire a guadagnare con le vostre foto. Mi è stato chiesto se la fotografia è anche il mio lavoro oltre a una passione e la risposta è sì, però ora in questo video non voglio soffermarmi a parlare di quelli che sono i lavori che faccio con la fotografia, bensì voglio condividere con voi un paio di modi per riuscire a guadagnare con le vostre foto senza dover andare a offrire un servizio a qualcuno o comunque dover andare a proporvi da qualcuno. Allora, per spiegarvelo voglio raccontarvi una cosa che mi è successa l'altro giorno. Praticamente ero su Instagram, avevo pubblicato una foto e mi arriva un messaggio di una tipa che voleva comprare una mia foto perché gli piaceva un sacco. Mi ha detto: guarda, questa foto mi piace un sacco, vorrei la stampa di questa foto, è possibile averla? Solo che questa tipa è un'americana. E quindi ho detto: madonna, ma come faccio a spedirgli la foto? È un po' un problema. Più che altro appena le ho detto: guarda, io mi informo sulle spese di spedizione, poi ti dico, lei subito mi ha detto: guarda, sicuramente non ce la farò ad affrontare una spesa del genere, perché sicuramente costerà più la spedizione della stampa. E allora ho pensato un modo per potergliela spedire senza dover spendere una fortuna. E mi sono ricordato dell'esistenza di Society6. Society6 cos'è? È un sito che permette a tutti gli artisti di poter mettere online le proprie foto, i propri lavori, e venderli su vari supporti. Praticamente come funziona? Noi ci iscriviamo, carichiamo le nostre foto che vogliamo vendere e possiamo decidere appunto su quali supporti farle stampare. Ad esempio una stampa semplice, una stampa su tela, stampare su cuscini, tazze, magliette, cover, quaderni, qualsiasi cosa, qualsiasi supporto. Noi possiamo decidere appunto su quale supporto vogliamo renderlo disponibile e decidiamo il prezzo. Il sito chiaramente si prende una parte della cifra con cui poi andremo a vendere il prodotto. Noi comunque possiamo decidere quanto ci vogliamo guadagnare sopra e il sito provvederà a stampare l'immagine e a spedirla a chi la ordina, per cui noi non dovremo fare praticamente niente. Questo ci permette di vendere appunto anche dall'altra parte del mondo. Questo sito è proprio strutturato in un modo come se fosse un social, per cui ci sono vari artisti, potete lasciare like, tutta una cosa così. Quindi ci sono anche delle opportunità per avere anche un po' di visibilità e riuscire a vendere più roba. Se già avete qualcuno a cui piacciono le vostre foto, pubblicizzate il vostro Society6 e magari qualcuno ne comprerà una cover, una stampa o cose del genere. E appunto il prezzo lo potete decidere voi. Un altro sito, sempre strutturato nello stesso modo, invece è Redbubble. Anche Redbubble appunto è strutturato nello stesso modo di Society6, solo che è un altro sito, sempre molto conosciuto, per cui dato che nessuno dei due vi chiede l'esclusiva, vi consiglio di iscrivervi su tutti e due e piazzare i vostri lavori lì. Comunque ragazzi, io vi lascio i link sotto in descrizione di tutti i siti e appunto questi sono i tre siti che conosco e con cui collaboro, però ce ne sono altri più piccoli anche, però io vi consiglio di affidarvi a questi qui in base alla mia esperienza. Poi non sono stato a cercarne altri, però cioè, ci sono quelli che vi promettono grandi guadagni e poi non ci fate niente. Ok ragazzi, il video finisce qui, lasciate un bel mi piace se vi è tornato utile e in descrizione trovate anche tutti i miei link social. Iscrivetevi per vedere altri video sulla fotografia e ci vediamo settimana prossima.